Thank you.
iniziamo allora. Secondo round. Thank you.
vincere nel terzo round. Allora fate un grande applauso a Igor Kozak e Mattia Solarino. Signori, ai punti si aggiudica il match l'angolo blu, Mattia Solarino! Qual è stata la tua preparazione al match? Allora, al match mi sono preparato in palestra. A Milano, al Team Leone Petrosian, abbiamo fatto tutto il lavoro fisico e tecnico, basandosi molto sullo sparring, sul lavoro fisico, quindi potenziamento muscolare, coordinazione, e quindi tutto un lavoro che è un percorso, diciamo, più che un lavoro. Cosa ne pensi del tuo avversario? Che tipo di avversario hai trovato? Ho trovato un avversario molto, diciamo, duro, perché nonostante prendesse botte, comunque prendeva colpi, soprattutto diretti, comunque lui era impassibile, andava avanti, poi l'ho incrociato anche con qualche ginocchiata e anche lì è stato molto duro, perché si è assorbito senza farmelo neanche capire. Quali sono i tuoi obiettivi per l'anno prossimo? Beh, di sicuro il mio prossimo obiettivo sarà a maggio, il 13, in cui difenderò il mio titolo italiano. Sono titolo italiano in Fight One, 73 kg. E lo difenderò alla notte dei campioni. Per il nuovo anno, guarda, non lo so, perché comunque io sono un atleta che cerca di vedere un match alla volta, cioè fino a ieri ho visto questo match, da domani vedo quello del 13 maggio, quindi non voglio fare programmi. Questo. E cosa ne pensi dell'organizzazione del Dominate Event? Ma veramente tanti complimenti a Danilo, perché veramente è stato bello, per quel palazzetto è molto bello, il ring è fantastico, un po' scivoloso ma bellissimo. Poi tutto sommato bene, sono stato veramente contento. Ringrazio infatti Danilo veramente tanto. Ci auguriamo di riaverti come nostro ospite nella nuova edizione. Non mancherò, spero di non mancare. Grazie.